PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Ciao e benvenuto alla nuova puntata di PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici sul processo telematico e il mondo digitale. Io sono Francesco Posati al microfono, autore e voce del podcast. Dall'altra parte del monitor c'è Marco Pennacchini, designer del suono e curatore della rubrica PCT Digitale, dove ascolterai le ultime news sul mondo digitale per alimentare il tuo essere avvocato tecnologico. Iniziamo un nuovo ciclo di puntate che ci porteranno alla conclusione di quest'anno. Infatti, nella puntata precedente ho ripercorso la parte centrale del podcast di quest'anno 2016. La nuova puntata è dedicata alla sicurezza informatica. Ormai sta terminando il mese europeo dedicato alla sicurezza informatica, campagna dell'Unione Europea che si tiene durante tutto il mese di ottobre per promuovere tra i cittadini la conoscenza delle minacce informatiche e dei metodi per contrastarle, per cambiare la loro percezione di cyberminacce e fornire informazioni aggiornate in materia di protezione cibernetica e sicurezza informatica. Per dare anche il mio piccolo contributo in questa nuova puntata avremo un ospite che tra poco ti svelo e parleremo di sicurezza informatica in questa società tecnologica. Ma prima di incominciare ti ricordo che puoi riascoltare il podcast sul sito avvocatotecnologico.it, su avvocatoandreani.it, su SoundCloud, su Spreaker e su iTunes. A te che stai seguendo dai vari canali è aperta la possibilità di sostenere il podcast tramite una recensione a 5 stelle su iTunes. Se anche tu vuoi lasciare una recensione, nella descrizione del podcast troverai anche un piccolo tutorial per vedere come si rilascia una recensione, o una condivisione nella tua rete sociale della puntata che stai ascoltando, oppure puoi finanziare in crowdfunding l'intero podcast su patreon.com/fposati o le singole pubblicazioni delle puntate tramite la pagina paypal.me/fposati/5. Grazie ancora a tutti per i molti feedback che mi state condividendo. Una menzione speciale anche a chi ha dedicato il suo tempo nel recensire su iTunes il format. Infatti il podcast è arrivato a 10 recensioni. Anche la tua recensione è molto importante perché fa conoscere il podcast ad altri utenti, che si basa sulla passione dell'autore e del contributo volontario dei singoli ascoltatori. Le grandi azioni iniziano sempre dai piccoli gesti. A te la scelta di come contribuire al podcast per lasciare insieme il segno in quest'era digitale. Iniziamo! Come preannunciato all'inizio, ti svelo l'ospite di questa puntata, con cui parleremo di sicurezza informatica, che è il dottor Valerio Cervo, che ho avuto il piacere di conoscere all'evento organizzato a Roma sulle nuove tecnologie nell'industria delle automobili e dei trasporti. Valerio ha tenuto un panel proprio dedicato alla sicurezza informatica. In quell'occasione l'ho invitato a partecipare al podcast per condividere con te, avvocato tecnologico, le sue esperienze e competenze. Altro fattore per cui ho il piacere di ospitare Valerio è la sua giovanissima età. Valerio millennial. Dei millennial te ne ho parlato nella puntata 25. Se non l'hai fatto, ascolta per capire chi saranno i prossimi protagonisti della società. Infatti Valerio è nato nel 1990, laureato in informatica con specializzazione in rete e sicurezza all'Università di Roma La Sapienza, con due pubblicazioni scientifiche in conferenze internazionali sullo studio di nuovi protocolli di sicurezza per dispositivi IoT, Internet of Things, a basso consumo energetico e prestazioni ridotti. Ha rifiutato pure un dottorato per intraprendere un percorso imprenditoriale nel campo dell'information technology. Troverai le sue pubblicazioni nella descrizione del podcast. Grazie Valerio per aver accettato il mio invito. Saluta gli avvocati tecnologici in ascolto. Ciao Francesco, è un piacere partecipare al tuo podcast e saluto con piacere tutti gli avvocati tecnologici che ci ascoltano e mi complimento con loro per la voglia di rimanere aggiornati in un ambito molto dinamico quale quello dell'evoluzione tecnologica. Personalmente ritengo che sia molto importante per un professionista essere al passo con la tecnologia, poiché rappresenta un mezzo fondamentale per semplificare e rendere efficiente la propria vita professionale e di conseguenza quella di chi si interfaccia con il professionista stesso. Spero che il mio intervento di oggi possa aiutare gli avvocati tecnologici che ci ascoltano ad avere una panoramica più chiara di quali sono i rischi nell'ambito tecnologico e di come si possono evitare. Il podcast racconta la quarta rivoluzione industriale che sta toccando i professionisti e i loro processi di lavoro. Come sta cambiando il mondo che ci circonda e qual è l'impatto delle tecnologie digitali dai tuoi occhi di giovanissimo professionista nato nell'era dei millennials? La tecnologia ha cambiato profondamente il nostro stile di vita e questo si nota ancora di più per chi, come me, ha vissuto a
cavallo fra un periodo di stallo della tecnologia e l'odierno boost tecnologico che continua a correre ad altissime velocità. Diciamo che oggi, grazie all'avvento degli smartphone e della banda larga, utilizziamo la tecnologia per svolgere sia le mansioni quotidiane, come ad esempio ordinare una pizza a domicilio, che quelle meno usuali, come ad esempio comprare una macchina. Il web è diventato proprio uno strumento fondamentale di business e i business stessi si adattano a questo cambiamento, che, se cavalcato bene, aumenta i guadagni e riduce notevolmente le spese. La direzione è chiaramente quella verso la digitalizzazione di qualsiasi cosa, sia per semplificarci la vita, sia per abilitare scenari applicativi in contesti che neanche possiamo immaginare. Smartphone, driverless car, app innovative, yacht, le smart cities, tecnologia ormai è diventata ambiente in cui interagire. Ma siamo veramente pronti a questo grande passaggio storico? Beh, con questa domanda hai colto nel segno. Io ritengo che oggi ci sia una forte disinformazione in termini di sicurezza nell'ambito tecnologico e questo, al contrario di quanto si possa pensare, vale soprattutto per i più giovani, i quali, essendo cresciuti nel clou della rivoluzione tecnologica, hanno in media una scarsa percezione delle implicazioni dietro all'utilizzo di internet e degli smartphones, mentre i più maturi sono in genere più diffidenti e quindi più attenti. In questa nuova dimensione digitale dobbiamo porre maggiore attenzione sulla sicurezza dei nostri dati e questo aspetto è importantissimo. Giusto per renderci conto della dimensione del problema, vediamo qualche numero, poiché tra il 2013 e il 2014, secondo McAfee, il costo annuale a causa di attacchi informatici si aggira tra i 300 milioni e il miliardo di dollari. Solo nel 2015 ci sono stati 2 milioni di tentativi di accesso a conti bancari tramite attacchi informatici, i quali sono aumentati del 38% nel 2014. Quest'ultimo dato, secondo me, è molto importante perché evidenzia come gli attacchi siano aumentati in corrispondenza della diffusione degli smartphone e dei servizi online. Dobbiamo quindi riflettere su questi dati e chiederci se veramente siamo pronti e informati per utilizzare consapevolmente e in maniera sicura le nuove tecnologie. La diffusione di apparati elettronici sempre connessi a internet e la fruibilità dei dati, secondo le tue esperienze, ha portato alla nascita anche di una cultura digitale e una cultura della sicurezza negli utenti stessi? O la maggior parte di loro pensa che gli attacchi informatici sia roba da nerd e a loro che vivono nel mondo reale non succederà nulla? Purtroppo non siamo affatto protetti. Nell'era dei social network i nostri dati sono più fruibili che mai e questo non è assolutamente un vantaggio. È sbagliato pensare che sia roba da nerd o che sia roba che non ci riguardi. Il pericolo non è mai stato più reale, in ballo c'è la nostra privacy e i nostri soldi. Basti pensare che il mercato dei social network ruota intorno alla compravendita di informazioni per scopi pubblicitari e non, e questo deve farci capire quanto siano golose le nostre informazioni personali per un potenziale attaccante che mira a fare della sua professione, se così possiamo chiamarla, una fonte di lucro non indifferente. Le password della mail, del profilo social, dell'home banking sono le chiavi di accesso ai nostri servizi online. C'è attenzione e consapevolezza tra gli utenti di scegliere password sicure e che rispondono ad alti standard di sicurezza? Beh, oggi la password è diventata la nostra chiave di casa digitale, tra virgolette. Nessuno vorrebbe una chiave di casa che sia facilmente replicabile, giusto? Ebbene, non è così, poiché oltre il 21% delle persone utilizza una password vecchia almeno 10 anni, che per capirci è quando l'Italia ha vinto l'ultima volta ai mondiali, e il 47% utilizza una password vecchia almeno 5 anni, ovvero quando è uscito il primo iPad. Entrepreneur.com ci dice che nel 2014 le password più comuni sono state 123456 e proprio la parola password. Scegliere una password del genere è come non averla, poiché con la potenza computazionale che offrono i computer di oggi ci vogliono circa 5 secondi per craccarla. Da questi dati emerge chiaramente come la maggior parte delle persone non sia consapevole di cosa significa avere una password obsoleta in un'era di innovazione. Prima di continuare in questa intervista, è ora di ascoltare Marco con PCT Digitale, la sua pillola del buon umore digitale. Scopriamo insieme cosa ci racconterà. A te, Marco. L'iPhone funziona meglio se tenuto con la mano destra e accostato all'orecchio dello stesso lato. Lo si apprende da un'indagine commissionata dall'Università di Aalborg, dal Nordic Council of Ministers, un organismo politico di cooperazione tra i paesi del nord Europa. I segnali radio che permettono agli smartphone di funzionare sono captati e trasmessi da un'antenna nascosta nel corpo del telefono. Ogni casa produttrice posiziona l'antenna in un punto diverso e la sua collocazione non è pubblicizzata. Quindi, tenere il telefono in una certa posizione può avere ripercussioni sulla qualità della chiamata.
Grazie Marco per questa nuova pillola, sempre interessante e stimolante. Prendiamo la seconda parte della puntata con una nuova domanda a Valerio. Caro Valerio, quali sono i criteri nello scegliere una password forte e sicura? Innanzitutto una password deve consistere di almeno 12-15 caratteri per essere sicura e deve contenere caratteri speciali i quali ne migliorano notevolmente la resistenza agli attacchi. Un altro consiglio è quello di non usare la stessa password su diversi account, poiché se rubassi la tua password di Facebook potrai facilmente accedere alla tua banca nonché alla tua mail e così via. Capisco che sia un lavoro complicato ricordare tutte queste password, ma è per questo che ci sono strumenti come i password manager che permettono di gestire molte password automaticamente e soprattutto ricordandone solamente una. Un altro errore comune è quello di condividere le password con amici e familiari. Vi consiglio di non farlo assolutamente, perché gli amici possono diventare ex amici e i familiari possono accidentalmente appuntarla o lasciarsela sfuggire. Tuttavia, se doveste farlo in caso di emergenza, assicuratevi di cambiarla subito dopo, ed inoltre è molto importante non scrivere la password su fogli o post-it, perché se persa o sbirciata ne facilita estremamente la compromissione. Potrei continuare ancora per molto, ma questi sono i consigli fondamentali secondo me per avere una buona dose di tranquillità. Parliamo di phishing e social engineering. Quali relazioni? Il phishing, unito a tecniche di social engineering, è uno strumento molto potente per portare a segno attacchi informatici. Le tecniche di social engineering consistono nel creare un contesto di fiducia fra la vittima e l'attaccante utilizzando le informazioni pubbliche che si trovano sui social network. Dopo una fase di raccolta di informazioni si passa alla pianificazione dell'attacco, che nella maggior parte dei casi è veicolato tramite phishing costruito ad hoc per manipolare psicologicamente la vittima e portarla al compimento di un'azione che permette di ottenere accesso ad informazioni riservate o ad un sistema informatico privato. L'attaccante sfrutta le debolezze della vittima sul piano umano per farla cedere. Questo evidenzia come il punto debole di un sistema informatico non siano gli algoritmi di cifratura o i protocolli di sicurezza, bensì l'essere umano stesso, che resta purtroppo il sistema più vulnerabile e quindi il preferito degli hackers. Ci puoi condividere qualche consiglio su come proteggersi per aumentare gli standard di sicurezza? Per prevenire attacchi sul fronte social engineering occorre limitare le informazioni pubbliche sui social network, dato che sono una delle fonti principali sulle quali si pianifica un attacco. Per quanto riguarda il phishing, bisogna imparare ad identificare le mail sospette, ad esempio controllando le fonti delle informazioni che vengono fornite nella mail, semplicemente facendo qualche ricerca su Google. Se ricevete una mail sospetta dalla banca, verificate sempre telefonando all'istituto per una conferma e non scaricate allegati dei quali non sapete la provenienza e la genuinità della fonte. Inoltre utilizzate software antivirus costantemente aggiornato per proteggere il vostro dispositivo da virus e malware. Ci puoi dare anche alcuni consigli in generale in tema di sicurezza? In generale, utilizzare l'antivirus gratuito è ottimale per la maggior parte degli utenti medi. Tuttavia, se sei un professionista che tratta informazioni e documenti confidenziali e critici dei propri clienti, ti consiglio di utilizzare un antivirus a pagamento, perché consente di ricevere aggiornamenti in tempo reale e un livello di protezione ulteriore nei confronti dei virus più recenti. In aggiunta, per il trattamento dei dati privacy, tu avvocato tecnologico devi rispettare il disciplinare tecnico in maniera di misure minime di sicurezza di cui all'articolo 33-36 del codice privacy. Quindi devi porre maggiore attenzione ai software che utilizzi, anche perché sui professionisti grava l'onere di assicurarsi la perfetta funzionalità degli apparecchi di cui è dotato il proprio studio professionale. Eventuali inconvenienti tecnici non esonerano il professionista da responsabilità future. Quindi scaricare un antivirus dalla rete ha le sue criticità e responsabilità. Bisogna assolutamente evitare di scaricare antivirus e software più in generale da siti non affidabili o da torrent, perché potresti subire truffe, incappare in virus o installazioni di software aggiuntivo che non abbiamo richiesto e che magari può introdurre ulteriori vulnerabilità nel sistema. Termino qui questa puntata, ringrazio Valerio per la sua partecipazione. Lascia anche tu un commento per farmi conoscere la tua opinione, i tuoi suggerimenti, se hai anche consigli o esperienze da condividere. Non smettere di seguirci, ci aspettano ancora tante novità nei mesi a venire. Ti ricordo che viviamo il futuro digitale. Al prossimo appuntamento, ciao!